Signori e signore, buonasera. Sono Alessandro Piperno e oggi vorrei parlarvi di due mostri sacri. E partirei da una citazione di un altro mostro sacro che era Mandelstam, un grande poeta, forse il più grande poeta russo del XX secolo, che in un saggio su Dante dice così: leggere Dante è una fatica senza fine. Più si avanza, più la meta si allontana. Se la prima lettura causa soltanto un leggero affanno o una sana stanchezza, per continuare è bene munirsi di un paio di indistruttibili scarponi chiodati svizzeri. Mi chiedo del tutto seriamente quante suole di cuoio, quante scarpe, quanti sandali avrà consumato Dante Alighieri mentre si dedicava al suo lavoro poetico, vagando per tutta l'Italia, lungo scoscesi sentieri di capre. Come vi dicevo, le parole sono di Mandelstam, in un saggio splendido che, tra l'altro, di recente ha ritradotto la grande Serena Vitale, e che, tra l'altro, il povero Mandelstam, che ha avuto una vita parecchio disgraziata, scrisse, diciamo, in circostanze abbastanza dantesche, nel senso che le scrisse in esilio e braccato, diciamo. È un saggio che i dantisti amano perché è scritto in un modo sublime, ha delle intuizioni poetiche meravigliose, ma che avversano anche perché è un saggio pieno di errori, anche perché Mandelstam non conosceva molto bene l'italiano, figurarsi l'italiano dantesco. La ragione per cui ho voluto leggerlo è perché è bello sapere che il nostro massimo poeta, forse il più grande poeta che abbia solcato la scena dell'umanità, che grazie al cielo è italiano, cioè Dante Alighieri, è un ricordare che questo straordinario poeta è anzitutto un poeta difficile. È un poeta che riesce a coniugare la difficoltà con il fatto però di essere anche estremamente, come dire, amato dal pubblico.
ed è una contraddizione, diciamo, che riesce veramente a pochi sommi. E mentre leggevo queste parole di Mandelstam mi è venuto in mente, per deformazione professionale, ma anche per una sorta di osmosi, appunto un altro grande scrittore che ha vissuto molti anni dopo, che è Marcel Proust. Perché anche Proust è uno scrittore, come dire, che è molto amato dal pubblico, che è molto citato, che in qualche modo si identifica in una nazione, lì è la Francia, non è l'Italia naturalmente, ma è uno scrittore di straordinaria difficoltà. E anche a lui, anche Proust, per scrivere La Recherche, così come per Dante, per scrivere La Commedia, devono esserci volute parecchie scarpe di chiodate, come le chiama Mandelstam. Diciamo questo paragone che vorrei offrirvi oggi, non avrei mai trovato il coraggio di offrirvelo, perché assolutamente, me ne rendo conto, strampalato, e può anche ingenerare, come dire, l'idea che tutti i grandi in qualche modo si somiglino solo per il fatto di essere grande, come, che ne so, paragonare, che ne so, Michelangelo a Maradona, no? O Omero a, che ne so, a Paul McCartney, cioè non ha molto senso, no? Diciamo che non mi sarei mai avventurato in un paragone di questo tipo, così complesso e in un certo senso anche un po' assurdo, se prima di me non lo avesse fatto uno dei massimi critici italiani del Novecento, oltre che uno dei nostri massimi filologi, ovvero sia Gianfranco Contini, che in un saggio di molti anni fa su Dante a un certo punto si avventura in questo paragone, parlando della voce di Dante. La voce di Dante è quella di un narratore, è quella che noi a scuola, quando studiamo, chiamavamo il poeta, cioè colui che dice io, perché Dante intraprende questo suo viaggio, diciamo, non ripudiando le sue generalità, ovvero quella di Dante Alighieri. Addirittura a un certo momento durante la commedia cita anche se stesso, parla di Dante, è Beatrice a chiamarlo Dante. Dicevo che, come dire, questo io che intercetta Contini, di cui Contini vuole parlarci, Contini stesso lo paragona all'io prustiano. Dice che ci sono delle affinità tra il modo che Dante ha di parlare di sé e di mettere in scena questo io, in un contesto che, come sapete, è tra i più fantastici, ovvero l'aldilà, e invece l'io prustiano, che invece, come sapete sempre, ha un contesto, si muove in un contesto decisamente più realistico, che appunto che quella della Parigi del Faubourg Saint-Germain, la Parigi fin de siècle, la Parigi, diciamo, mondana, no? Quella e decadente della fine dell'Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento. La cosa che mi consola nel denunciare il mio imbarazzo per questo raffronto così strampalato è che questo imbarazzo Contini lo condivide, e in quel saggio di cui vi parlavo a un certo punto si chiede che senso ha mettere affiancare il massimo poeta del Medioevo con il campione del modernismo novecentesco. A che senso ha affiancare due giganti così sideralmente distanti nel tempo, nella lingua, nello stile, nella forma espressiva, nel genere adottato, nelle concezioni filosofiche, nelle finalità artistiche e soprattutto nei temperamenti? Insomma, che te ne fai di un paragone del genere? Ecco, lasciamo che sia Contini a parlare. Parlando dell'io dantesco, dice: nell'io dantesco convergono l'uomo in generale, soggetto del vivere e dell'agire, e l'individuo storico, titolare di un'esperienza determinata hic et nunc, in un certo spazio, in un certo senso. E poi dice: l'io trascendentale, con la I maiuscola, e l'io esistenziale, con la I minuscola. Ovvero sia, qual è la caratteristica così affascinante dell'io dantesco? È proprio questa sua doppia natura. Da un lato è come se parlasse a nome dell'umanità, è come se parlasse a nome della sua epoca. È un intellettuale di genio che ha il privilegio di avventurarsi appunto in questa straordinaria peripezia ultraterrena. Dall'altra però è Dante con i suoi vizi, con i suoi peccati, con le sue amicizie, con le sue piccole grettezze,
con la sua cultura sublime, con i suoi piccoli amori, con i suoi grandi amori. E qualcosa di analogo, se me lo consentite, vale anche per il narratore della Recherche. Non so chi tra voi si è sobbarcato la lettura dell'intera Recherche proustiana, questo meraviglioso romanzo fiume che si articola in 7 volumi, no? Però anche se non lo avete fatto integralmente, credo, confido nel fatto che più o meno ci abbiate messo almeno una volta nella vita il naso dentro. E allora sapete che anche quella è l'avventura di un io che intraprende un certo viaggio, di cui poi parleremo, e che accoglie in sé una natura che possiamo definire bifida, o se preferite anfibia, perché se da un lato questo io ha sicuramente a che fare con l'io biografico proustiano, e quindi, anche se diciamo i critici proustiani non amano che si faccia confusione tra l'io del romanzo e l'io Proust e l'io, diciamo, Marcel, però è evidente che quando noi leggiamo, diciamo, noi lettori non troppo superciliosi, non accademici, mettiamo così, abbiamo l'esigenza di immaginare Marcel della Recherche molto simile al Marcel storico. Lo immaginiamo come un dinoccolato signore, pallido, efebico, con dei baffoni, no? Così lo immaginiamo, perché abbiamo la necessità di creare, come dire, questa promiscuità tra appunto l'io di Proust e l'io romanzesco. Allo stesso tempo, tornando a questa affascinante dicotomia fatta da Contini, possiamo dire che a fianco di questo io biografico c'è un altro io fondamentale, che è quello in cui il lettore si identifica, ovvero sia l'io che affronta questa grande avventura della memoria in cui ciascun lettore, allora ma anche oggi, è portato a identificarsi. Quindi diciamo che questo io è allo stesso tempo un io che ci riguarda tutti, in cui tutti possiamo identificarci, però allo stesso tempo è un io estremamente specifico, ovvero l'io proustiano. A questi due io di cui parla Contini con circospezione e con un po' di modestia, vorrei aggiungerne un terzo, se ve ne mettete. E lo aggiungo perché mi pare che riguardi anche qui sia Proust che Dante. Abbiamo parlato, come dire, di un io biografico, abbiamo parlato di un io universale, no? In cui si identifica qualsiasi essere umano. E ce n'è un terzo, questo terzo lo vorrei chiamare il sapiente, o se preferite il moralista. Perché dico così? Ma perché stento a immaginare scrittori che abbiano una conoscenza dei segreti del cuore umano più profonda di Dante e di Proust. Sì, alcuni me ne vengono naturalmente, ma stanno in quello stesso campionato, se così si può dire. Penso per esempio a Shakespeare. Diciamo che Dante e Proust sono fonti inesauribili di saggezza introspettiva. Sanno tutto quello che c'è da sapere sull'amore, sull'esilio, sullo snobismo, sul risentimento, sul senso di riscatto, sul senso di inadeguatezza. Non è un caso che ci sono delle massime sapienziali all'interno della Recherche che sono diventati dei baci perugina, cioè che appartengono, come dire, ormai al nostro immaginario sapienziale, anche se non sappiamo che sono di Proust. Non so, mi viene in mente, ne parlavo proprio prima, noi a un certo punto Proust dice: noi amiamo soltanto gli esseri di fuga, che poi è stato trasformato, diciamo, dalla vulgata popolare, che in amore vince chi fuggi. È un'idea proustiana. È inutile che vi parla di Dante, immaginate le massime di Dante, le terzine di Dante dedicate all'amore nel canto di Paolo e Francesca. Questo io di cui parla Contini, quindi, non è diviso soltanto in due, ma è diviso in tre in qualche misura, perché c'è questo terzo io che pensa e che sostanzialmente attraverso procedimenti induttivi e deduttivi capisce il senso delle cose, capisce e lo
lo tematizza in qualche misura. Prima di continuare in questa appunto avventura delle affinità che uniscono questi due geni, lasciatemi una piccola digressione che riguarda un po' questa questione di scrivere di sé, no? Perché se ci pensate oggi se ne fa un gran parlare, gli accademici, alcuni miei colleghi scrittori, probabilmente l'avrete sentito anche voi, letto sui giornali, parlano molto di questa moda, di questa voga contemporanea che è quella di scrivere di sé, c'è chi la chiama autofiction, credo che il termine nasca in Francia con autofiction, sapete i francesi stanno sempre lì a creare delle categorie, e questa pratica è una pratica molto adottata oggi dai narratori, per cui uno scrive di sé con il proprio nome, il proprio cognome, con le proprie generalità, però come dire immerge se stesso in un contesto di finzione, mescolando costantemente il dato reale con il dato fittizio. Questo dà una sensazione di verità. Penso per esempio a un bellissimo romanzo che uscì qualche anno fa di un grande scrittore americano che si chiama Bret Easton Ellis, che si chiamava Lunar Park, in cui lui raccontava dell'inizio della sua carriera e poi improvvisamente questo libro diventava una specie di horror, quindi il lettore improvvisamente capiva che si trattava di una finzione. Ecco, questo è un tipico procedimento di autofiction. In questo, spieghiamoci, non ci sarebbe nulla di male nel fatto che qualcuno dica che è molto bello parlare di sé, che è una nuova voga della letteratura contemporanea. La cosa che mi irrita, per questo mi sono preso questa piccola digressione per come dire, dare fondo alla mia irritazione, è come non ci si renda conto che questa che sembra una novità che ha 30 anni al massimo e che oggi molti miei colleghi scrittori praticano, non sempre con grande costrutto, talvolta sì, è una cosa che è antica come Matusalemme. Non a caso qui stiamo parlando di Dante, ma Dante non fa esattamente la stessa cosa, non fa autofiction. Non crederemo che Dante realmente sia stato all'inferno, al purgatorio, al paradiso, è chiaramente un poema fantastico, no? Un poeta dell'aldilà è un poema fantastico, però è Dante Alighieri, ci sono i personaggi che lui conosceva, c'è Farinata, c'è Paolo e Francesca, c'è il Conte Ugolino, insomma personaggi implicati con il suo mondo, con la sua epoca. Quindi questo modo di agire è molto contemporaneo, in realtà è vecchio come, ripeto, come la letteratura. Ho preso qui degli appunti, Sant'Agostino, Montaigne, Benvenuto Cellini, Casanova, Chateaubriand, Stendhal, o venendo ai tempi nostri, Solbello, Philip Roth. Cioè, la letteratura ha sempre amato mescolare questi io così come Dante ci ha insegnato a mescolarli. Però, chiusa parentesi, torniamo alle affinità, no? Io appunto prendo spunto da Contini per poi andare sulle mie gambe e vedere come queste due opere possono essere in qualche modo paragonate e assimilate, la commedia e la recherche. Partiamo da questo, da un fatto per qualche misura esterno, ossia la recezione che noi abbiamo di queste opere. Sia la commedia che la recherche occupano nelle rispettive letterature, ovvero quella italiana e quella francese, un posto di rilievo, un posto centrale, il posto d'onore dei fari incontrastati. Si dice che la letteratura italiana nasce con Dante, non è totalmente vero, ma ha un fondo di verità e soprattutto che Dante è quello che ha inventato sostanzialmente la nostra lingua. La differenza con la recherche è che mentre la commedia apre una tradizione, tu hai la sensazione che la recherche, questa tradizione, invece la chiuda, arriva nel Novecento. Forse la letteratura francese, lo dico anche qui per deformazione professionale, perché la insegno all'università, è come dire, la più importante letteratura occidentale da un punto di vista della centralità della letteratura rispetto alla nazione. Sapete, i francesi, i loro scrittori li mettono nei pantheon, noi nei nostri pantheon mettiamo, che ne so, i grandi generali, i politici. Per loro la letteratura è un fatto fondamentale. Il numero di scrittori dai tempi, diciamo, di Villon fino a Carrère, ai tempi nostri, è inaudito. I francesi ammirano i loro scrittori come pop star, direi da sempre. Quando morì Victor Hugo scesero in piazza 2 milioni di persone,
per Sartre la gente si mobilitava, cioè la letteratura in Francia è una cosa importante. Ebbene, si può dire che Proust è colui che arriva alla fine di questa tradizione e che in qualche modo la raccoglie, è una sorta di curatore testamentario di tutta la tradizione letteraria francese, al punto tale che dentro la Recherche, in questo magma enorme, incandescente, c'è assolutamente tutto. C'è Racine, c'è il romanzo libertino, c'è il romanzo di avventura, c'è Flaubert, c'è Stendhal, c'è Balzac, c'è il romanzo sociale, c'è Barrès, c'è tutto. È un'opera colossale, un'opera che accoglie tutto. Come vedete, sia la commedia che la Recherche in qualche modo rappresentano delle opere cosmologiche che aprono e chiudono una tradizione. Questo ha fatto sì, e veniamo al secondo punto, che queste due opere esercitano sui lettori e sui critici una specie di fascino, una specie di malia. Io conosco molti prustiani, perché appunto sono indegnamente tra loro, anche prustiani che hanno cambiato proprio l'idea di Proust, ci sono anche in Italia, no? Per il grande Giovanni Macchia, penso a Beretta Anguissola, a Daria Galateria, eccetera, ce ne sono tanti. E sono comunati tutti da un fatto, ovvero dall'idea che una volta che hanno iniziato a studiare, hanno eletto Proust al loro oggetto di studio, sono rimasti in qualche modo incatenati, non sono mai più usciti, hanno letto, studiato Proust per tutta la vita. Qualcosa di analogo accade agli antisti, capito? Tu puoi essere un petrarchista e poi occuparti, scrivere, che ne so, di Svevo. I dantisti sono in qualche modo, ovviamente sto scherzando, ma è un po' così, sono condannati a essere dantisti per sempre. Perché tu hai la sensazione, sia quando come dire, assaggi la Recherche, che quando entri nella commedia, che una volta che hai assaggiato questi piatti, non potrai più assaggiare altro. Tutto il resto ti sembra in qualche modo insipido. Questo riguarda la natura stessa di queste due opere così complesse, naturalmente diversissime tra loro, uno è un poema in versi, l'altro è un romanzo scritto in prosa, naturalmente. Però proprio per tenere avvinti, direi per sempre, i lettori a sé, queste due opere sono disseminati di una serie infinita di tranelli, di falsipiani, di simboli, di allegorie, di criptotesti, di cose nascoste, come una sorta di grande mappa del tesoro in cui tu lettore, tu critico, vai in cerca di tesori preziosi nascosti. È così che Dante e Proust tengono avvinti a sé i lettori e i critici, Dante da svariati secoli, Proust da quasi un secolo oramai, il prossimo anno un secolo. Ma al di là, diciamo, della ricezione, che in realtà riguarda le opere ma non ci parla delle opere, ci sono altre questioni che rendono, come dire, questa affinità così incalzante e preziosa. Ovvero sia che la commedia e la Recherche mettono in scena due viaggi. La commedia, come sapete, è un lungo viaggio che ha una durata molto più breve di quella della Recherche, però è un viaggio. Lo stesso si può dire della Recherche. La letteratura, la Recherche è un viaggio. È un viaggio verso la consapevolezza morale e artistica. Lo stesso si può dire di Dante, senza dimenticare naturalmente che Dante è un intellettuale del Medioevo, che quindi ha un atteggiamento fortemente influenzato dagli ideali cristiani e che quindi il suo cammino di consapevolezza artistica finisce con identificarsi completamente con la luce di Dio. Mentre per quanto riguarda Proust ci troviamo invece di fronte a un autore che vive in una prospettiva totalmente laica, totalmente atea. Quindi questi due viaggi si somigliano ma conducono, come dire, come vedremo, a conclusioni molto diverse. Per dire come queste due opere si somigliano anche da un punto di vista strutturale, vi ho detto che è un viaggio, no? Uno è un viaggio appunto nell'aldilà, l'altro, come vedremo, anche un po' somiglia a un viaggio nell'aldilà,
È un viaggio che assomiglia molto al viaggio che tutti noi facciamo dalla fanciullezza alla vecchiaia fino alla morte, perché questa è la storia della recherche. Però la storia della recherche può essere letta anche come la storia di una vocazione artistica. La recherche parla di un uomo che sta cercando di scrivere il libro che, quando la recherche finisce, noi ci rendiamo conto che è il libro che lui stava cercando di scrivere e che alla fine ha scritto. Quindi, quando la recherche finisce, lui inizia a scrivere il libro che noi abbiamo appena finito di leggere. Di Dante non si può dire qualcosa di analogo? Ma tornando alle affinità, una cosa che mi colpisce è questa. Pensate a come iniziano queste due opere. Siamo in Italia, quindi diciamo che l'incipit della commedia è talmente celebre che non sarò certo io a citarvelo. Però, insomma, ricordiamo, è utile ricordare che c'è un uomo di mezza età, lo dice lui di essere di mezza età, quindi probabilmente 35enne, che si trova improvvisamente invischiato in una selva oscura. Sulla natura di questa selva la critica si interroga da circa 700 anni. Che cos'è? È una trasposizione allegorica di un disagio nevrotico? Oppure è una selva oscura descritta in modo realistico? Oppure è tutte e due le cose? Oppure, come molti hanno detto, è un sogno? È l'inizio di un grande incubo? E tutta la commedia è un lungo incubo, un sogno incubo? Che cos'è? Chi lo sa? Certo è qualcosa, appunto, che ha a che fare con l'impasse, il disagio di un uomo come noi, che improvvisamente si trova in una sorta di difficoltà. Questa difficoltà può essere una difficoltà fisica, ma più probabilmente è anche una difficoltà di carattere morale. Si trova in un disagio. Ora, in che modo inizia invece la recherche? La recherche inizia in un modo altrettanto misterioso, e possiamo dire che la selva oscura di Proust è la camera da letto, perché la recherche inizia con quel famoso incipit: longtemps je me suis couché de bonheur, per molto tempo mi sono andato a letto presto, e noi ci ritroviamo improvvisamente per 30 pagine che sconcertarono molto i primi lettori proustiani, in cui questo narratore vagola in una specie di dormiveglia che è molto inquietante, in cui il passato si confonde con il presente, in cui i morti ritornano, persone che non ci sono più ritornano al narratore. E come intendere questa camera da letto se non come anch'essa una selva oscura, un luogo in cui lui si trova intrappolato in una sorta di disagio ipocondriaco nel pieno, dall'altro, della mezza età? Perché anche la recherche, esattamente come la grande opera dantesca, sono scritti da uomini che non sono giovanissimi. Oggi 35 anni un uomo è molto giovane. All'epoca, per uno scrittore, esordire, nessuno dei due aveva esordito a 35 anni, ma arrivano all'opera maggiore più o meno a quell'età, è proprio quel momento che tutti noi passiamo, di vaga depressione, che è tipica della mezza età, che forse oggi si è spostata di qualche anno, ma che all'epoca era intorno a quegli anni, direi sia all'epoca di Dante sia all'epoca di Proust. E in alcune lettere di Proust parla di sé 37enne, 38enne, e definisce se stesso quasi un vecchio. Quindi diciamo che noi ci troviamo di fronte a questi due personaggi intrappolati in una selva oscura e in una camera da letto oscura, perché in realtà, appunto, si tratta di un dormiveglia, c'è il buio, ci sono le tenebre, e ci troviamo di fronte a questi due personaggi che intraprendono un viaggio. La cosa interessante è che, come in tutti i grandi viaggi di avventura, come in tutti i romanzi di avventura, in fondo anche la commedia può essere definita un romanzo di avventura, un'epopea di avventura, così come la recherche, come in ogni grandi viaggio, questi due uomini in difficoltà si affidano, proprio perché sono uomini in difficoltà, ad alcune guide.
le guide di Proust, di Dante, le conoscete, da Virgilio naturalmente, la stessa Beatrice, naturalmente Cacciaguida, cioè il suo avo. E per quanto riguarda invece Marcel della Recherche, il narratore della Recherche, invece si affida ad alcune guide che sono degli scrittori, degli artisti da lui inventati, quindi abbiamo il Bergotte, il Stier, Van Teyl e soprattutto Swann, Charles Swann, che è uno dei protagonisti della Recherche, che sembra una specie di Virgilio, perché è colui che, esattamente come Virgilio, ha commesso errori molto simili a quelli del narratore e di Dante. Anche lui, come Virgilio, è un uomo di grande genio, di talento, e anche lui, come Virgilio, ha sbagliato e invita il narratore, così come Virgilio invita Dante, a non sbagliare altrettanto. Come sapete, la colpa di Virgilio, che è una colpa che noi stentiamo a comprendere, è quella di non aver conosciuto la rivelazione, perché insomma era appena nato, quindi poverino non ha avuto la possibilità. La colpa di Swann è quella di non aver raggiunto la consapevolezza artistica che invece il narratore troverà. Oltre a queste affinità di carattere strutturale, ci sono delle affinità che per me sono ancora più profonde, e vorrei affidarmi ancora una volta per parlarvene a ciò che dice Mandelstam, sempre parlando di Dante. Mandelstam dice: cercando di approfondire, per quanto è nelle mie forze, la struttura della Divina Commedia, arrivo alla conclusione che l'intero poema è una sola strofa, unica e indivisibile. Trovo un'idea magnifica, no? Cioè l'idea che nonostante le cantiche siano divise appunto in canti, i canti siano divisi appunto in terzine e mistichi, versi, eccetera, ma in realtà la commedia è un unico lunga strofa, una lunga strofa infinita che non finisce mai. Al punto tale che nelle letture dantesche che si fanno in questo paese da tantissimi anni, addirittura ci sono alcuni che fanno degli attori che fanno delle performance straordinarie leggendo tutte le tre cantiche così, non so quante ore ci vogliono, ma è una cosa possibile, proprio perché hai la sensazione che sia un'unica gigantesca performance. E qualcosa di analogo non si può dire della Recherche? Non si può dire che la Recherche, sempre se qualcuno di voi l'ha mai assaggiata, è un'unica grande frase? Al punto tale che il proustiano, quando legge Proust, non lo legge come si legge un libro per cui tu lo vuoi leggere dall'inizio alla fine, ma ti basta aprirlo anche a metà, entri in quella strana musica che ha lo stile proustiano e improvvisamente sei dentro un mondo. E se ci pensate, qualcosa di analogo si può dire anche con Dante. Dante, ti basta aprirlo per entrare immediatamente nel mondo dantesco, anche se lo apri a metà, anche se inizia dal purgatorio, dalla fine del paradiso, sei già lì, perché è la musica dello stile. La musica dello stile dantesco, naturalmente la terzina che tutti conosciamo, no? Quel ritmo così incalzante e suadente. Per quanto riguarda la Recherche, sono queste famosissime proposizioni lunghissime, deliquescenti, piene di incisi, no? Però anche se tu, questo lo dico per esperienza personale, non capisci tutto quello che sta dicendo Proust, però sei dentro una musica, e tra l'altro era lui a parlare proprio della canzone dello stile. Ora veniamo a un altro grande che si è occupato di Dante. Sapete, di Dante hanno scritto tutti i grandi o quasi, ed è Borges. La ragione per cui vorrei citarvi Borges è perché mette un po' il dito sulla piaga, in qualche misura, come vedrete adesso, mi dà anche torto, senza sapere di darmi torto. Perché una delle idee che io ho e che vorrei esprimervi stasera, che insomma avviandoci verso la fine di questo intervento, è che
una delle affinità più profonde tra la recherche e la commedia è il fatto che sia Dante che Proust utilizzano queste loro opere per avere in qualche modo un riscatto, per vendicarsi. È terribile pensare che uno usi la letteratura per i propri scopi personali, per vendicarsi delle cose che non sono, per come le cose non sono andate, o anche per delle vendette più meschine, delle vendette piccole, private. E come sapete, di Dante si dice da sempre, no? L'inferno è pieno di suoi amici e nemici personali che lui maltratta in modo bieco. E allora Borges diciamo, si ribella a questa idea e dice: chi non comprende la commedia dice che Dante la scrisse per vendicarsi dei suoi nemici e invece ricambiare i suoi amici. Niente di più falso, dice Borges. Nietzsche ha detto falsissimamente che Dante è la iena che fa poesia nelle tombe. La iena che fa poesia è una contraddizione in termini, e poi Dante non gode affatto del dolore altrui. Sa che ci sono peccati imperdonabili, capitali, per ciascuno di questi sceglie una persona che lo ha commesso, ma che per il resto può essere ammirevole o adorabile. Francesca e Paolo sono soltanto lussuriosi, non hanno altro peccato, ma uno basta a condannarli. Naturalmente Borges ha ragione, è così, cioè non si può ridurre l'intero inferno a un luogo in cui Dante si toglie i sassolini dalle scarpe. Ed è altrettanto vero che lui, durante diciamo, i momenti diciamo, più emozionanti dell'inferno, fa degli incontri con persone a cui lui stima, a cui vuole bene, oppure a dei grandi eroi per cui ha il massimo rispetto. Pensate a Ulisse o pensate al suo pseudo maestro Brunetto Latini, insomma, no? Sono personaggi che devono, lo stesso Virgilio naturalmente, che sono all'inferno ma che lui non giudica severamente. Però converrete con me che ce ne sono altri, soprattutto in quella prima parte dell'inferno, che è la parte quella più fiorentina, dove proprio lui si toglie i sassolini dalle scarpe. Beh, ci sono dei personaggi che invece il nostro Dante maltratta, e spesso in un modo anche abbastanza losco e bieco. Ecco, la mia idea, e che adesso proveremo a verificare insieme, è che Proust faccia la stessa cosa. Cioè, perché molto spesso è quello che fanno gli artisti, cioè usa il suo romanzo per la propria fame di vendetta. Perché sapete, si scrive anche per questo. Scrivere è un'attività solipsistica che molto spesso è affidata a uomini scontenti, disadattati. Attraverso la scrittura molto spesso uno cerca sì di trovare se stesso, ma cerca anche di conferire un senso retrospettivo alla propria esistenza, no? E tu hai la sensazione che Proust abbia scritto la recherche anche come un riscatto personale. Ma se l'avesse fatto solo lui, cioè Proust, chi se ne importa? Tu hai la sensazione che il narratore della recherche, cioè il personaggio della recherche, scriva animato da questo desiderio di riscatto, e in nome di questo riscatto è disposto a tutto, è disposto, come vedremo, anche a vendicarsi. Ci sono due casi che si somigliano straordinariamente e che, tra l'altro, come vedrete, hanno anche delle affinità da un punto di vista fonico nella recherche e nella commedia. Due personaggi che sia Proust che Dante trattano con particolare violenza, direi con una violenza che non ha senso e che è totalmente priva di ogni pietà e misericordia. Questi due personaggi, vi dicevo, hanno un'affinità nel suono, perché uno si chiama, lo conoscete tutti, Filippo Argenti, e l'altro invece, che sta nella recherche, si chiama Monsieur d'Argentcoeur, quindi anche lui ha argento nel nome.
Iniziamo da Filippo Argenti. Immagino che molti di voi ricordano il canto in cui lui si manifesta. Diciamo che Filippo Argenti è un personaggio storicamente esistito e verificato, di cui però si sa poco. Quello che sappiamo era che della famiglia Guelfa degli Adimari, che il suo, stando a quello che ci dice Boccaccio, il soprannome Argenti derivava dal fatto che era solito agghindare il suo cavallo con dell'argento, con dei metalli preziosi, il che ci dà il senso di che tipo di uomo era, no? Era un gentiluomo molto vanitoso. E non a caso Dante, proprio per la famosa legge del contrappasso di cui a un certo punto dovremmo parlare, Dante lo colloca nelle acque putrescenti dello Stigio, proprio all'inizio dell'inferno, prima di entrare, diciamo, nella città. La pena che sconta Argenti là dentro è difficilmente identificabile, cioè di definizione incerta, nel senso che è qualcosa che ha a che fare con l'ira, con la vanità, con l'arroganza, di cui infatti Argenti era uno un protagonista, diciamo così. L'episodio in questione è appunto fin troppo celebre. Il Virgilio e Dante stanno attraversando lo Stigio, a un certo punto questa anima esce e apostrofa Dante duramente, poi dà le sue generalità, Dante ha una reazione, lo riconosce, ha una reazione di odio, di sgomento e alla fine loro potrebbero andare verso la riva. Dante chiede, e questo mi sembra assolutamente spregevole, al suo maestro, al suo duca, a Virgilio, se per cortesia possono rimanere lì ancora, perché vuole vedere che fine fa questo Argenti, e questo Argenti viene letteralmente sbranato dagli altri dannati che ne fanno di fronte a Dante strame. La cosa che mi ha sempre colpito è che Virgilio, che noi immaginiamo come l'immagine stessa della saggezza, della temperanza, pensate, diciamo, alla famosa e non sempre compresa pietas virgiliana, a un certo punto in una celebre terzina, chiedo scusa per la mia lettura dantesca, a un certo punto Virgilio dice a Dante, ed egli a me, avante che la proda ti si lasci vedere, tu sarai sazio, di tal disio convien che tu goda, cioè gli dice, prima che arriviamo, arriva, stai tranquillo che questo lo fanno a pezzi, quindi la tua fame sarà sazia. Ma è una cosa terribile, cioè è una vendetta in grande stile, che, come dire, che ci lascia abbastanza sgomenti, tanto più perché non ha nessun senso e tanto più perché è spronata da una persona che dovrebbe essere saggia e temperante come Virgilio. Ora, le ragioni dell'odio dantesco del personaggio, non del personaggio della commedia, ma proprio di Dante Alighieri, il personaggio storico, nei confronti di questo Filippo Argenti, noi non possiamo saperli. Non vi annoio con le mille congetture, insomma, che c'era proprio dei problemi personali gravi, che in qualche modo la sua famiglia era implicata con l'esilio di Dante, con l'estromissione di alcuni beni, insomma, che c'era proprio dei problemi privati. Questo ci interessa relativamente, ci interessa il fatto che in questo momento Dante usa la poesia, usa la letteratura per vendicarsi, per vendicare un nemico personale, contro un nemico personale. Diciamo che qualcosa di analogo si può dire con questo Monsieur d'Argencourt, che probabilmente invece immagino non molti di voi conosceranno, perché è un personaggio minore della Recherche, che è un'opera almeno in Italia decisamente meno nota di quanto non sia la commedia e Filippo Argenti. Chi è questo Monsieur d'Argencourt? La cosa interessante è che somiglia molto a Filippo Argenti, perché anche lui è un uomo aristocratico, d'altra parte di uomini aristocratici ci sono parecchi nella Recherche. È un uomo ricco, molto vanitoso, che il narratore incontra due o tre volte in tutta la Recherche, quindi neanche molte volte, ma che il narratore odia profondamente.
non ci viene detto, non ci viene ben spiegato perché lo odia. È lui a dirci che lo odia, è lui a chiamarlo il mio rivale, il mio competitor e via dicendo. Ma noi non sappiamo bene perché lo odi così tanto. Però anche qui non ha importanza. Sappiamo che lo odia e direi che qui la cosa è ancora più strana, perché mentre Dante, come sapete, è un grande odiatore, il narratore della Recherche è un uomo molto serafico, non è uno che odia, non è uno che giudica, invece Messia d'Argencourt lo odia. Fatto sta che Messia d'Argencourt noi lo rincontriamo alla fine della Recherche. E la fine della Recherche assomiglia in un modo straordinario, direi, all'inizio della commedia. Perché è come se improvvisamente il narratore si ritrovasse, dopo tanti anni, in una specie di inferno a cielo aperto. Vi spiego meglio. La Recherche è la storia, per chi non lo sapesse, di un uomo dalla sua prima infanzia fino alla vecchiaia. E quest'uomo, durante tutta la vita, prova ad afferrare il senso della sua stessa esistenza attraverso alcuni binari che poi si rivelano dei binari morti. L'amore, che alla fine delude, l'amicizia in cui Proust non crede, la mondanità che è frivola, che non lascia traccia. Diciamo che l'unica forma di reale consapevolezza e conquista di sé che il narratore della Recherche alla fine intravede è quello dell'arte, ma questo ci interessa relativamente. Fatto sta che l'intera opera, cioè la Recherche, è in qualche misura caratterizzata dal fatto che questo personaggio, il personaggio della Recherche, il narratore, è ossessionato dall'idea del tempo, il tempo che gli sfugge via, il tempo che in qualche modo deve essere recuperato, da qui il titolo celeberrimo, Alla ricerca del tempo perduto. Se non che, alla fine appunto dell'opera, lui, dopo varie peripezie, dopo aver lasciato la vita mondana, dopo aver mollato i suoi amori, dopo che Albertina, la donna amata, è morta in un incidente da cavallo e via dicendo, lui si ritira per qualche tempo e, in un'esperienza che in fondo abbiamo avuto anche noi, no? Io inizio ad avere quell'età, ho 49 anni, quasi 50, in cui dopo, capito, tanti anni in cui hai conosciuto molte persone, poi quando le rincontri appunto dopo tanti anni, queste persone si sono trasformate. Sapete che è un'esperienza drammatica, no? Quando veniamo invitati alla cena della classe 40 anni dopo è un disastro, ti ritrovi di fronte a delle cariatidi terrificanti e capisci che se loro sono delle cariatidi terrificanti lo sei anche tu, no? È un'esperienza che più o meno conosciamo tutti ed è esattamente l'esperienza che fa il narratore della Recherche. Perché dopo tanti anni che non frequenta più la mondanità, tornato a Parigi dopo che è stato chiuso per molto tempo in una casa di cura, finalmente accetta un invito mondano e si ritrova nel vecchio salotto dei principi di Guermantes che lui frequentava dai tempi di quando era ragazzo. Ed ecco che qui inizia a incontrare delle persone che sì sono le stesse persone che frequentava molti anni prima, ma sono completamente trasformate. Chi è bianco, chi è sfasciato, chi ha avuto un colpo apoplettico, chi non... È una disfatta, è uno sfacelo, è, vorrei dirlo, un inferno. È come se queste persone, questi personaggi, stessero scontando il loro inferno per i peccati che hanno commesso durante gli anni della giovinezza. Non a caso Proust fa una sorta di contrappasso. L'esempio, il primo esempio che mi viene in mente è quello di uno dei personaggi più noti della Recherche, Messier de Charlus, che è il grande aristocratico pieno di tracotanza, quello che saluta soltanto le persone del suo rango. Improvvisamente, dopo un colpo apoplettico, si ritrova nel salone Guermantes e, ormai completamente rincitrullito, non capendo più niente, fa un grande inchino a una signora molto al di sotto del suo lignaggio che solo fino a 20 anni prima non avrebbe degnato neanche di un sorriso, a cui non avrebbe risposto. Non è questa la legge del contrappasso?
l'uomo ipertracotante che per una condanna inflitta dalla sorte, qui un colpo apoplettico, si ritrova a compiere un atto di modestia nei confronti di una persona che socialmente non lo merita. Ecco che la cosa interessante è che Proust, che naturalmente parla da una prospettiva totalmente laica, non è la prospettiva dantesca, che è metafisica, che è cristiana, vede che la vita umana approda una sorta di inferno. Questo inferno è la fine, la vecchiaia, gli ultimi anni prima della morte, in cui tutti noi paghiamo in qualche modo le colpe che abbiamo subito. E ci sono vari esempi, ma l'esempio più incredibile, che è l'esempio di cui vorrei parlarvi, è quello di questo Monsieur d'Argencourt. Perché mentre Marcel si mostra molto sollecito e pietoso nei confronti di Messie de Charlius, nei confronti di Odette de Cressy, tutte persone che sono state trasformate dal tempo e che quindi in qualche misura li fanno pietà, li fanno pena. Invece, vedendo il suo rivale storico ridotto come un vecchio rimbambito, ha una specie di orgasmo di felicità. E anche la sua prosa assume una forma di euforica soddisfazione. Dice: il più fiero dei volti, quello di d'Argencourt, la più impettita delle figure, non erano più che un cencio imputridito, sballottato da ogni parte. Vedete la violenza inaudita, una violenza che non stento a definire dantesca. E di fronte a questo spettacolo di disfacimento, anche se tu incontri un tuo nemico personale che se la passa male, che ha avuto un ictus, che sta male, cioè non è che tu puoi essere contento e infierire del suo stato. Marcel infierisce e dice: fui preso da un'ilarità irrefrenabile davanti a quel sublime citrullo, altrettanto ammorbidito dalla sua benevola caricatura di se stesso, quanto sul versante tragico il signore di Charlius era fulminato e compito. Come vedete, uno dei tratti, con buona pace, diciamo, di Borges, che accomuna questi due formidabili scrittori, è proprio il tema della vendetta, che un po' rientra nel discorso che abbiamo fatto sull'io. In fondo un itinerario di consapevolezza passa anche attraverso il fatto che noi ci affermiamo rispetto agli altri, scriviamo anche per liberarci di alcuni pesi della coscienza, ma anche per rimettere le cose a posto, anche a costo di essere crudeli e violenti. Naturalmente, quando si fa, come dire, un paragone così audace come quello che io ho provato a farvi, bisogna anche, come dire, capire che è un paragone che lascia il tempo che trova, e soprattutto che laddove ci sono delle forti affinità ci sono anche delle forti difformità. Bene, l'idea che mi sono fatto e con cui la suggestione con cui vorrei chiudere questa mia prolusione è questa, e ve la sottopongo: è come se in qualche misura la recherche disegnasse un itinerario che è, per così dire, antitetico a quello dantesco. È come se Dante parte dall'inferno, passa attraverso il purgatorio per arrivare alla luce, e la luce nella commedia, come sapete, ha un'importanza fondamentale. L'ultima cosa che il poeta vede sono le stelle, no? Quando finalmente ritorna, no? Tra noi. Ecco, l'itinerario della recherche per me è, che è un itinerario di un uomo laico, ateo, nichilista, che non crede in niente, non crede in Dio, forse crede solo nell'arte, è un itinerario che è antitetico, nel senso che la mia sensazione è che Proust parta dal paradiso dell'infanzia, attraversi il purgatorio della mondanità, per giungere infine all'inferno della vecchiaia e della morte. Grazie.